Mi ha contattato un'azienda che si chiama Mixkder, producono cuffie e mi hanno spedito un sample da testare. Diamoci un'occhiata. Apriamo subito la scatola e diamo un'occhiata a cosa c'è all'interno. La prima cosa che mi è piaciuta tantissimo è la dimensione di questa scatola, perché è veramente super sottile e al suo interno tiene ovviamente le cuffie con anche tutta la cavetteria che adesso andiamo a vedere. Le cuffie sono piegate in questa maniera di modo che possano occupare meno spazio possibile. Partiamo dai cavetti, che sono quelli classici. C'è un cavetto jack da 3,5 lunghissimo, e questa cosa mi piace da matti perché sarà circa un metro e mezzo buono di cavo per andare a collegare le cuffie anche in maniera tradizionale con l'ingresso da 3,5 appunto. Poi c'è un cavo per la ricarica micro USB e poi c'è l'adattatore per utilizzare le cuffie anche in aereo. Ovviamente poi insieme c'è anche il libretto di istruzioni, molto molto grosso come libretto di istruzioni, in più lingue, anche in italiano, e questo simpatico sorridente pezzo di cartone che ci ringrazia per l'acquisto e ci dice come muoverci per quanto riguarda la garanzia. Questi li spostiamo momentaneamente qui e recuperiamo le cuffie, che si vanno a togliere in questa maniera. E vedete che anche la custodia, insomma, è fatta bene con questa sicura elastica, bello, mi piace. Le cuffie sono leggerissime, pesano 270 grammi, quindi non si sentono quasi neanche in mano. Hanno questa possibilità appunto di ruotare in questa maniera per essere poi indossate. Hanno dei padiglioni veramente ampi in confronto a altre tipologie più economiche. Vedete che roba in confronto. E una cosa che mi è piaciuta molto è la qualità del prodotto. È plastica, però è fatta molto bene, e qui sopra l'archetto è ricoperto di finta pelle, anche qui i padiglioni sono tutti ricoperti di pelle e coprono perfettamente le orecchie. Possono essere piegati anche in questa maniera qua, e l'archetto si estende fino a tanto così, che è un sacco, è molto valido come archetto, mi piace la qualità, ed è tantissimo, perché guardate che roba, se io me lo metto, guardate quanto spazio avanza sopra la testa, quindi anche per i testoni è un prodotto che va molto bene. Io lo uso praticamente senza neanche dover ampliare minimamente l'archetto. Diamo un'occhiata ai pulsanti che ci sono su queste cuffie. Allora abbiamo ovviamente il bilanciere del volume. Tra l'altro i pulsanti sono sempre di plastica, ma di una qualità piacevole al tatto. C'è la presa micro USB per la ricarica, c'è il microfono, perché queste cuffie possono essere anche bindate con il vostro telefono, non solo per ascoltare la musica ma anche per fare le chiamate, e si sente bene, ragazzi. Vi dico, io utilizzo di solito queste, è il terzo paio che rompo di cuffie, e sono in ear queste. Dopo che ho utilizzato queste, non sono molto comode da portare in giro come cuffiette per il telefonino, però devo dire che qua intorno a casa utilizzo volentieri queste perché mi attutiscono completamente il volume. Poi qui c'è il pulsante di accensione delle cuffie, power on, si accende il LED blu lampeggiante, in questo caso è collegato con il mio telefono, no, perché il mio telefono non ha il Bluetooth acceso, connected, appena accendi il Bluetooth, molto veloci, tra l'altro anche come pairing è immediato. Dall'altra parte invece, quindi sull'altro orecchio, abbiamo il buco per il jack da 3,5 e abbiamo un altro pulsante con scritto ANC, che è un chip di soppressione del rumore. All'inizio sinceramente pensavo fosse una puttanata, e invece mettendomele alle orecchie, semplicemente anche tenendole così accese ma senza musica, una volta che vado ad attivare
il chip della soppressione del rumore diminuisce anche la mia voce mentre parlo. Quindi tanta roba, mi è piaciuto molto. E quando si ascolta la musica c'è una sorta di sensazione di aumento del volume e di riparo. Leggevo tra le varie informazioni online per capire come funziona questo ANC che il microfono che c'è qui sotto ascolta i rumori esterni e crea una forma d'onda contraria al rumore che ci sta attorno. Vi dicevo che le plastiche mi piacciono particolarmente, tra l'altro questa è anche un po' zigrinata, che ha questo effetto che con la luce brilla in questa maniera. Sono rimasto sbalordito, vabbè, dal peso ve l'ho già detto, 270 grammi, sono leggerissime, sembrano non esserci, quando le tieni in testa non danno noia. Le ho tenute sia in testa che al collo in questa maniera qua per tutte le giornate da quando mi sono arrivate ad oggi. Non le ho ancora dovute caricare, ce le ho da una settimana e loro garantiscono 30 ore di autonomia ascoltando musica, e invece si scende a 24 ore di autonomia se andiamo ad attivare la riduzione del rumore. Per quanto riguarda la ricarica, ci si mette circa 2 ore e mezzo per ricaricarle, così ho letto, perché vi ripeto non sono ancora riuscito a ricaricarle perché non le ho ancora scaricate, seppure utilizzate veramente un bel po' anche come auricolari per il cellulare, come vi dicevo, e il loro prezzo si aggira intorno ai 70 euro. A mio parere è un prezzo valido per una cuffia che funziona così bene in questa maniera. Mixer ricorda manutenzione della batteria, quindi il fatto che se non vengono utilizzate devono essere ricaricate almeno ogni 2 mesi per 1 o 2 ore, e ragazzi occhio perché non sono impermeabili. Attraverso i tastini che troviamo qui, e questo l'ho dovuto leggere all'interno del manuale, abbiamo la possibilità di avanzare e indietreggiare canzoni, rispondere alla chiamata e mettere giù anche la chiamata se stiamo telefonando. Parlo un po' delle specifiche, quindi il microfono è un microfono omnidirezionale ovviamente, e la batteria, per chi fosse curioso, è da 500 mAh. Boh, direi che vi ho detto proprio tutto di queste cuffie. Avete visto anche la velocità con cui si sono bindate al telefono ed è veramente veloce. Mi piace un sacco come materiale, mi dà proprio la sensazione di un prodotto che utilizzerò per un bel po'. Tra l'altro la ANC, il chip per la riduzione del rumore, l'ho utilizzato mentre il vicino di casa stava tagliando l'erba e non sentivo più il vicino di casa tagliare l'erba, sentivo solo la mia musica. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuta anche questa piccola recensione, breve recensione di questo prodotto che mi è stato inviato da Mixkder. Se avete domande scrivetemele pure qui sotto, cercherò di rispondervi. Vi metterò anche il link per l'acquisto di questo prodotto sia dal loro sito che magari dal sito direttamente anche di Amazon. Ricordatevi di cliccare mi piace su questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ovviamente campanellina accesa per ricevere le notifiche di tutti i video che usciranno nelle prossime settimane. Martedì ci vediamo con la live, mercoledì ci vediamo con video produzioni o recensioni e giovedì ci vediamo con i tutorial. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo video, ciao!